Spiegare che cosa faccio non è una cosa semplice, a volte lo capisce meglio mio nipote di 5 anni che non i miei amici. Se dovessi dire che cosa serve per fare ricerca in Italia, direi che serve fortuna, cuore e poi fegato. La ricerca è un po' impegnativa per i rapporti interpersonali, perché comunque non finisci mai, non stacchi mai, ti porti il lavoro a casa. Un ricercatore deve avere, direi, 5 cose. Deve avere testa, deve avere fantasia, cuore per metterci tutta la sua passione, deve avere le mani quando occorre per saper lavorare e poi gli serve carattere per resistere in questo sistema di ricerca. È difficile dire se sia meglio essere soli piuttosto che male accompagnati, come dice il proverbio. In realtà è bello lavorare insieme in un gruppo ideale, perché non si può sapere tutto, però nello stesso tempo non siamo allenati, strutturati per pensare insieme, al plurale, e quindi a volte è un po' difficile. Se dovessero dirmi, voglio fare il chimico da grande, direi, pensaci, non è una malattia così grave, puoi anche guarire. Comunque, guardati intorno, pensa che quando farai questo lavoro dovrai pensare con il mondo, non solo con il tuo paese, con l'Italia, altrimenti. La notte della ricerca ho pensato di portare un esperimento che dimostra come tante scoperte scientifiche sono state fatte un po' per caso e anche un po' per gioco, e quindi vorrei far vedere nello stand in piazza municipale la sintesi del nylon, come l'hanno fatta i collaboratori del suo scopritore quando il capo non c'era. Ci vediamo il 24.